29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Ma come che accendo la videocamera e inizia a inaugurare, fammi capire. Allora, diciamo, ti ho già dato da mangiare. Adesso aspetti il pranzo, come tutti. Cosa dici? Devi aspettare il pranzo. Ho dovuto tagliare in quattro la zucchina perché era una zucchina gigante dell'orto, forse l'ultima, chi lo sa, quindi l'ho dovuta tagliare in quattro per farla entrare qui dentro, anzi era un pezzo perché l'altro pezzo l'ho usato, fatemi pensare, ho usato, l'altra sera per il brodo, per la minestra. Ecco qui, è arrivato il momento di tirare fuori la mia striscia autunnale, diciamo il mio, adesso si chiama runner, però insomma il mio runner, la mia sola, non so come lo chiamate voi, autunnale. Chi mi segue dall'inizio dell'apertura del mio canale l'ha già visto l'anno scorso, ce l'ho da qualche anno, me l'ha regalato mia mamma e mi piace tantissimo, tutti i frutti dell'autunno, quindi le pere, le mele, l'uva, ha questi colori veramente rilassanti, i colori della terra, degli alberi, dei frutti, a me piace un sacco. Non so se anche voi avete quei pezzi che tutti gli anni ritirate fuori, a me piace avere queste tradizioni, mi danno un senso di sicurezza, di scorrere del tempo. Bello, a me piace, lo terrò qua tutto autunno e inverno e adesso rimettiamo sopra le nostre piante. Volevo farvi vedere questa orchidea, vediamo se riesco, vedete queste cosine qua, queste sono delle larve. Allora, se avvicino, non credo di riuscire a mettere a fuoco. Le vedete? Sono delle larve. Ma caspita! Nelle orchidee, infatti io in questa orchidea, anche in un'altra in verità, trovavo sempre, li vedete, questi ricciolini che penzolano? Qua, qua. Li vedete?
Allora, è probabilmente qualcosa dell'orchidea, perché mi ricordo che questa orchidea aveva anche dei buchi nello stelo. Non vorrei che mi contagiasse, diciamo, con questi animaletti anche le altre orchidee, le altre piante. Se avete dei consigli su come far passare queste larve, questi insetti, che è sicuramente un parassita, se è possibile, se mi consigliate di eliminarla, mi spiacerebbe molto, però piuttosto che mi vada a infettare tutto. E soprattutto magari adesso la metto in un punto. Ah, e che non mi possano anche prendere il mobile. Adesso forse sto esagerando, sto partendo con un trip mentale. Però non vorrei che fossero qualcosa che poi mi può. Siccome questo è tutto legno. Il mobile è legno, legno massello, legno massiccio, non so come si dice, l'ho fatto fare io su misura da un falegname, quindi non vorrei che mi prendessero anche il legno. Cosa faccio? La isolo questa orchidea, la metto da un'altra parte. Fatemi sapere al più presto anche, appena esce il video, perché me ne sono accorta adesso. Avevo un dubbio, però adesso le ho proprio viste. Datemi qualche consiglio su come o eliminarle. Se isolarla o se buttarla direttamente. Qua, già che ci sono, vi faccio vedere, c'era una piantina di quelle grasse, queste qua praticamente. È morta perché era diventata, vi ricordate, altissima, 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 senza tappo. A un certo punto è iniziato proprio a piegarsi, al di là che io le potessi dare acqua o no. È proprio morta, basta, l'ho tolta. Adesso ne volevo mettere un'altra, adesso magari la sostituiamo, ne tagliamo un altro pezzo da un'altra. E insomma, questo angolino qua devo essere un po' più brava. Adesso finiamo di sistemarlo, poi ne approfitto anche per dar da bere all'orchidea. Vedete sempre con quella boccettina dove ci sono dentro le goccine di acqua che utilizzo. Poi insomma, vabbè, dai, continuiamo e vi faccio vedere. Poi se avete visto tutti gli altri miei video, ormai lo sapete. Questo vasetto è un po' piccolo cioè, o meglio, questa pianta è un po' piccolo per questo vasetto, quindi devo capire e fare altro. Datemi un attimo. Ok, perfetto, ricordavo bene, quindi appunto per questa orchidea piccolina avevo preso questo e poi ho trovato ancora gli altri funghetti che avevo preso che poi mettiamo e poi vi ricordo che avevo preso ancora questo che adesso andiamo a sistemare insieme tra pochissimo. Allora, qua secondo me si perde un po', ma ho già un'idea dove metterlo. Allora, questa poverina andiamo a metterla qua, dopo le diamo da bere e andiamo a tagliare anche questo. Volevo controllare che non avesse già anche questa quei parassiti lì. Allora, ricciolini non ne vedo e non vedo neanche larve attaccate sotto le foglie, quindi io direi che io questa mi fa un po' impressione, caspita, tenerla lì, ma chissà da quanto è così. Cosa faccio? Ditemelo, vi prego, perché adesso mi è partito un trip. Allora, vabbè, la lascio qua isolata, non voglio neanche metterla qua troppo vicino al mobile, quindi facciamo così, questa la mettiamo qua, che non credo che i parassiti delle orchidee e questa a questo punto la mettiamo qua, dopo sistemiamo. Questi per ora avanzano, ma non avanzeranno per troppo tempo. Questa è quella che voglio sistemare. Aspettate. Che bella questa radice che sta spuntando, vediamo se riesco a farvela vedere.
Poi volevo farvi vedere questa. Allora, questa pianta è bellissima, mi piace un sacco questo colore un po' scuro, un po' salvia, con questa parete risalta tantissimo, questa angolina mi piace un sacco. Questa è un'angoliera che mi avevano regalato per il matrimonio una mia zia, un'angoliera proprio di antiquariato, io lo adoro. Anche questo mobilino antico della mia famiglia, era della mia famiglia da parte materna e mi piace un sacco. Vabbè, comunque ero qui per dirvi, mi sono distratta, che questo vaso grigio non mi piace tantissimo, secondo me spegne un pochino, raffredda un pochino. Il vaso di per sé mi era piaciuto, però forse lì non è la pianta adeguata e non è l'angolo adeguato, quindi volevo fare una prova, seguitemi. Allora, decisione finale, o meglio decisione di oggi. Avete visto che ho provato vari vasi. Allora, questa pianta con quello bianco, avete visto come risaltava effettivamente? Mi piaceva un sacco, però avevo deciso che qui in questo punto, con questa pianta, avrei dovuto utilizzare il cestino, che secondo me è fantastico, però devo usare comunque un vaso dentro, perché il vaso della pianta non ha un sottovaso, no? Quindi questo qua è solo una copertura, non posso dar da bere direttamente in questo cestino. Quello bianco non mi piaceva nel cestino perché spuntava troppo, e tra questo e quello grigio, che spuntano in verità in modo abbastanza simile, come dire, siccome mi piace di più questo qui, volevo tenerlo per un'altra pianta, e questo grigio, che in questo momento non piace a me, ma per il colore, perché raffredda, è un gusto personale, cioè il vaso è molto bello, il vaso è molto delicato, molto elegante, però siccome mi piace un po' di più questo qua, mi piacciono adesso molto i toni in pastello dell'azzurro, sembra grigio, ma è un grigio che tende all'azzurro, è un carta da zucchero, mi piace molto la trama, quindi mi spiacerebbe usarlo per coprirlo, insomma. Quindi niente, siccome questo è quello che mi piace meno, ho deciso di lasciarlo dentro. Questo mi piace, mi è venuta un'idea, aspetta, non è che qua da qualche parte è più alto, aspetta, di qua forse è più alto, la pianta la giriamo così. Faccio le prove in diretta, vi faccio venire il mal di mare. Vabbè, dopo sistemo meglio, però già meglio forse. Beh, comunque vedete come sta meglio questo cestino con questi colori della terra, come risalta, come diventa più calda questa pianta, che è veramente meravigliosa. Allora, qui dentro forse ho ancora il bigliettino. La calatea. Se vi piace, questa è la calatea. È proprio bella, semplicissima da tenere, da coltivare. La sera le foglie appena appena si chiudono, si accartocciano i lati e la pianta si chiude un po' così, e di giorno si apre, le foglie si aprono, è meravigliosa, sembra dipinta. Questo è il mio bambù, questo è il marimo, che devo dare da bere, li trascuro sempre tantissimo. Adesso poi togliamo i vasi da lì. Vi piace? Cosa ne dite? Fatemi sapere qual era invece il vaso che avreste messo voi di quelli che vi ho mostrato, o cosa mettereste di diverso. Grazie davvero di cuore per aver visto il video fino alla fine. Spero davvero di avervi ispirato rispetto alla cura della casa, della semplicità, delle piccole cose e della vostra vita di tutti i giorni. Io vi mando un grande abbraccio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!